Diritto ad informare e tutela dei soggetti coinvolti nei processi. È stato questo il tema dell'incontro promosso dalla Camera Penale di Locri. L'evento, svoltosi mercoledì presso i locali del Liceo Scientifico e Scienze Umane di Locri, si è articolato come un vero e proprio confronto tra avvocati, magistrati e giornalisti, che hanno ribadito la necessità di rifuggire dalla tendenza alla spettacolarizzazione dei procedimenti penali a tutela dei diritti del cittadino. Diritto all'informazione, ma anche tutela dei diritti di chi è coinvolto in un processo. È possibile trovare un equilibrio tra queste due forze? L'equilibrio già è descritto nei nostri testi guida, cioè nei nostri codici. Ci sono delle norme che regolano i momenti e l'oggetto della discovery, cioè della pubblicizzazione, legato a una cautela che serve a garanzia della persona indagata, che contempla l'esigenza del diritto democratico all'informazione anche di fatti giudiziari, ma nel contempo protegge il soggetto indagato da facili aggressioni e facili diffamazioni che possono verificarsi anche nel corso di un giudizio penale. Contemperare l'esigenza di una informazione corretta oggi penso sia difficile. Perché se lei ci fa caso, le più grandi inchieste, e sono solo quelle, determinano poi grandi successi anche per chi gestisce le inchieste. È l'unico mezzo per, che questo è un fatto, è una patologia del sistema italiano, e poi tutto a discapito del cittadino indagato, che è sbattuto nella fase genetica del processo in prima pagina. Quando si tratta poi, perché ormai il processo è tutto centrato sulla fase cautelare, no? Sulla fase delle indagini preliminari, quando poi dovesse per ipotesi arrivare un proscioglimento, un'assoluzione, troverà la notizia dopo i necrologi o dopo i cruciverba del quotidiano. Bisognerebbe operare con grande serietà una serie di piccoli interventi modificativi del regime attuale per avere il contemperamento di queste due esigenze, che non sono preminenti una rispetto all'altra, ma che possono rendere un'informazione corretta senza ledere i diritti imprescindibili della persona. È importante che l'opinione pubblica conosca quello che accade anche nelle aule di giustizia, che controlli anche l'operato della magistratura e che possa anche essere sensibilizzato rispetto ad alcuni fenomeni criminogeni del nostro territorio e possa anche dare input e sollecitazione alla scoperta anche di elementi che possono essere utili per le indagini. Viviamo in un momento particolare in cui il processo ha assunto un doppio binario, quello della spettacolarizzazione che avviene attraverso ormai nemmeno i mezzi di informazione, ma attraverso i talk show che sono prodotti dai mezzi di informazione, e quello che invece è il processo vero e proprio, dove deve essere tutelata quella che è il bene primario del cittadino, che è la libertà e la sua onorabilità. Purtroppo i processi sono diversi, perché quelli mediatici si basano più sulla spettacolarizzazione, quelli invece veri, i processi che si celebrano nelle aule di giustizia, sono i processi che si basano sulle prove, dove si tende alla ricerca della verità, che non è la verità sostanziale, ma è la verità processuale. Per cui in questo sistema noi dobbiamo operare e lavorare in modo tale che veramente ci sia la possibilità di informare correttamente l'opinione pubblica, ma nello stesso tempo di seguire quelli che sono i processi che si celebrano nelle aule di giustizia, perché spesso c'è una condanna preventiva. Capisco che oggi, voglio dire, abbiamo una anomalia che è rappresentata che dal fatto, dalla circostanza, che mentre diciamo, il diritto di cronaca, il diritto della notizia è un diritto pubblico, il gestore, diciamo, di questo diritto è un soggetto privato, e spesso per poter vendere copie in più, per avere un audience di più, vengono date le notizie che più fanno effetto sull'opinione pubblica, parlano alla pancia degli italiani, che spesso sono colpevolisti, non sono mai innocentisti. Questo è un fatto che però, sotto il profilo di quello che, diciamo, il ruolo della stampa, il ruolo della magistratura, il ruolo dell'avvocatura, deve essere modificato, perché prima vanno i diritti
dei cittadini, prima va il diritto dell'individuo e poi anche il diritto alla notizia, che è un diritto sacrosanto che deve essere fatto. Le sentenze vanno criticate ma vanno rispettate, come lo stesso la notizia deve essere coerente e perfettamente in sinergia con quelli che possono essere gli sviluppi di un'attività di indagine. Allo stesso tempo io ritengo che è importante che la stampa riappropri quello che era lo spirito iniziale. Io ricordo molti anni fa che il giornalista era un giornalista d'inchiesta, un giornalista che andava ad approfondire la notizia, un giornalista che andava a verificare la notizia non solo con la comunicazione che veniva dalle forze dell'ordine o dall'avvocato, ma andava ad approfondire quello che era il tema del fatto, il tema della responsabilità, il tema di quello che era l'opinione comune e collettiva rispetto al soggetto e al fatto che è avvenuto. Bene, io credo che è il momento, è arrivato il momento di discutere di queste cose con coraggio, fuori dalle righe e riappropriando i ruoli che ognuno di noi nelle categorie professionali che abbiamo si deve riappropriarsi, cioè i codici deontologici hanno una loro importanza, il diritto deve essere un diritto che garantisca la libertà soprattutto della stampa non può avere alcun condizionamento. Credo che questo è un dibattito molto interessante. Abbiamo previsto come Camera Penale 1989, che da anni stiamo promuovendo, dei temi un po' particolari che hanno un interesse sociale e che vuole essere una voce della Camera Penale degli avvocati, ma nel confronto tra magistratura, avvocati e giornalisti, per poter ragionare insieme e creare quella sinergia che sia di rispetto del ruolo dell'altro, ma nello stesso tempo di non venir meno a quello che è un principio fondamentale, quello di essere considerati nel proprio ruolo e nella propria funzione autorevoli e persone che hanno la dignità e hanno la schiena dritta e che non si lasciano condizionare dai poteri forti.